pare proprio è che l'uomo si trova dentro un ambiente che lo spinge, che lo aiuta quantomeno a tirare fuori il peggio di sé. E lei spesso vede persone che, conosciute individualmente, possono essere persino positive, straordinarie, e poi si legano ad un altro. Ecco il gruppo, ecco il branco, e la loro morale, i loro principi non funzionano, perché vengono dominati dal gruppo, dalla logica del gruppo, dall'etica del gruppo, e lì diventano branco, diventano lupi, e finiscono per fare il male, e di cui poi godere, e godere nel raccontarlo. Quindi viviamo in un ambiente molto difficile. Con questo non faccio parte di chi vuol deresponsabilizzare il singolo, però bisogna che ci sia una famiglia, una scuola che tutti noi presentiamo, soprattutto al mondo giovanile, dei modelli che affascinino al di fuori della violenza. Insegnare a amare la vita. Insegnare a amare la vita, e le dirò anche insegnare ad amare i limiti che abbiamo, perché ormai nessuno più può avere i limiti, e quindi tutto ciò che è debolezza si deve nascondere, bisogna mostrare il volto, ecco perché ci si deve vestire in un certo modo, truccare, rifare, perché appunto è come se fosse diventato una superficie, l'uomo di superficie, e quindi tutto ciò che è ciò che si vede, dentro non c'è niente, sacro, oro, belli, ma vuoti. Lei però, proprio in questo quarto oscuro, lei propone una terapia della speranza e sceglie un simbolo paradossale, l'uomo di vetro, il titolo di uno dei suoi ultimi libri. Ecco, ma l'uomo di vetro è il simbolo della fragilità, scoppi le pezzi se viene urtato. E allora? Sì, io sono convinto che la terapia che si deve proporre ad un quadro a tinte oscure, questo è anche il titolo del nostro incontro, terapia che è adeguata è una terapia proprio di base, cioè bisogna cambiare l'umanesimo, anzi bisogna riformare un umanesimo. Ora, da come si può partire? Non è possibile fare un umanesimo del potere. Il potere è una grande malattia della società, perché tenta di imporsi, di dominare l'altro, di mostrare che si è più forti, si prova a piacere nel considerare che l'altro è debole. Occorre un umanesimo della fragilità. Allora ecco l'uomo di vetro. L'uomo di vetro è una metafora per appunto indicare che la condizione umana è estremamente fragile. La fragilità non è debolezza, che la debolezza è mancanza di potere. La fragilità è quella di un vaso di Murano, sa, quelli belli, sottili, colorati. Proprio per essere colorati e avere quella forma devono essere sottili, ma se lei colpisce in un punto va in mille frammenti. Non lo può chiamare debole, perché la sua straordinarietà sta proprio in quelle caratteristiche. L'uomo del limite, l'uomo che proprio perché avverte un limite ha bisogno dell'altro. Lei pensi all'amore, l'amore di lui e lei, lui che dice senza di te non posso vivere, lei dice cosa farei io se tu non fossi. Sono due dichiarazioni di una fragilità estrema, in cui la fragilità dell'uno viene in qualche modo compensata dall'altro, il quale a propria volta è fragile e dice ma sì, ho bisogno di
vite. Insomma, uno dei più belle esperienze, l'amore, la grande, il grande racconto della fragilità. Allora, un umanesimo sulla fragilità è l'umanesimo dell'aver bisogno dell'altro, perché altro ti aiuta, altro compensa quelli che sono appunto i misteri che si legano alla propria vita, al senso della propria vita, ad un futuro incerto, ad una fine misteriosa, misteriosa anche per i credenti, perché insomma fa fatica poi dire veramente che cosa succede. Allora, l'umanesimo della fragilità è il considerare che noi non dobbiamo imporci, ma dobbiamo raggiungere la serenità, appoggiando la propria fragilità sugli altri e ricevere in forza la fragilità. Insomma, è l'elogio della fragilità come base dell'umanesimo, per poter stare insieme l'uno all'altro senza l'invidia, senza la gelosia, senza il bisogno di dominare. Questa visione della fragilità, appunto, è una modalità nuova di vedere i rapporti dell'uomo, perché come le dicevo, è inutile guardare all'anatomia di ciascuno di noi, bisogna che ci vediamo nelle relazioni, in questa rete di relazioni, per cui se sta male una persona, poi tutto questo malessere pervade tutti, perché siamo tutti dentro in una rete. Ecco, per questo io amo l'uomo di vetro. Vede, se io ho fatto qualche cosa di utile per tante persone che ho conosciuto, che stanno male, insomma, a me piace definirmi lo psichiatra del dolore, bene, se ho fatto qualcosa per aiutarli, io ho la mia fragilità. Certo, bisogna anche conoscere le tecniche, bisogna conoscere la scienza del dominio in cui si opera, però la percezione che si può aiutare l'altro, che l'altro ha bisogno di te, e quindi nasce questa relazione, beh, questa è la forza. Quindi se io aggiungo qualcosa, lo devo alla mia fragilità. Dammi le mie distanze, se non vorrei, però quella che lei propone è una vera rivoluzione. Dammi le mie distanze, che sta qua. Ah, è stato qua. Era così qua, lo trovo io.